La scalinata di Trinità dei Monti è percorsa a salire e a scendere da migliaia di persone ogni giorno. Sono per lo più turisti che provengono da tutto il mondo. Chi percorre la scalinata può cogliere accenti ed esclamazioni delle più diverse lingue. Because there was like some this square. Is the big piazza There's a where square with he a recommended that restaurant in Maniera. Trinità dei Monti ha un posto di rilievo nell'immaginario collettivo e forse non è sufficiente ricostruirne la storia per capire da che deriva il suo fascino. Ma la storia della sua costruzione ci fa conoscere aspetti dell'opera che aiutano a comprendere alcune qualità intrinseche che stanno all'origine della sua attrazione. Fino al 1723, quando si aprirà il cantiere della Scalinata, tra la chiesa di Trinità dei Monti e Piazza di Spagna c'era un declivio alberato che nei giorni di pioggia portava acqua e fango fino alla barcaccia del Bernini. L'idea di creare un collegamento tra la chiesa e la piazza affiora attorno al 1660, quando si capisce che non è possibile, a causa del dislivello, realizzare il progetto di Sisto V che avrebbe voluto proseguire la Via Felice fino a Piazza del Popolo. L'idea di un collegamento architettonico è sponsorizzata, diremmo oggi, dalla Francia, che aveva la sua ambasciata a Villa Medici, poco distante dalla chiesa. Varie ipotesi progettuali furono oggetto anche di dispute diplomatiche, poiché a Piazza di Spagna c'era la sede dell'ambasciata di Spagna. Insomma, quel declivio era conteso tra le due grandi potenze dell'epoca. Una prima ipotesi di sistemazione attribuita al Bernini prevedeva un sistema di scale e rampe carrabili che disegnavano due ellissi. La necessità di dare alle rampe una pendenza adatta ai carri e alle carrozze allargava le dimensioni del progetto fino a raggiungere per l'asse maggiore dell'ellisse centrale ben 85 metri. E all'imbocco in basso una larghezza di 55 metri. Il progetto riporta già alcune indicazioni che saranno poi riprese nei progetti successivi: cancellazione degli elementi naturali e affermazione del puro artificio architettonico, creazione di slarghi in piano che danno alla scalinata le caratteristiche di una piazza articolata su diversi livelli. Nel 1717 Clemente XI sollecita una soluzione e a seguito di una consultazione alla quale sono invitati gli architetti famosi in quegli anni, tra i quali Specchi e Juvara, l'incarico è affidato a Francesco De Sanctis, architetto dei Minimi Francesi, ordine monastico fondato da Francesco di Paola nel XV secolo. Nel 1723 il Papa e l'ambasciata francese si accordano sul progetto e dopo 3 anni i lavori saranno conclusi. La linea naturale del declivio viene radicalmente modificata per creare i nuovi piani di calpestio, realizzati con massicci riporti di terra e sostenuti da robusti muri di contenimento. Si rinuncia alle rampe carrabili e ciò consente di stringere la larghezza della scalinata. Per favorire una visione ravvicinata, il De Sanctis progetta due palazzetti quasi simmetrici che stringono visivamente l'imbocco della scalinata. Sui falsi timpani delle finestre del piano nobile inserisce un discreto omaggio al committente, i Gigli di Francia. De Sanctis ricorre a diversi accorgimenti pratici e visuali per invitare ad affrontare la scala. Nella prima rampa sono disposti una serie di sedili che disegnano un trapezio visuale che forza la prospettiva e crea una percezione ravvicinata dei due contrafforti che sostengono gli slarghi in piano. L'impressione che la scalinata sia più corta dipende anche dalla differenza delle alzate dei gradini. Quelle della prima rampa sono più alte, 18,8 cm, mentre quelle della terza rampa sono di 13 cm. Il cambio di alzata crea un effetto visivo di ravvicinamento del primo contrafforte. Chi ha affrontato la salita ed ha raggiunto l'ultima rampa trova sollievo nella più dolce pendenza della scala.
È come se ci fossero due inclinate molto diverse. L'inclinata del percorso reale è bassa e cerca di favorire il passo. L'inclinata della visuale è ripida, dominata dai contrafforti che accentuano la percezione di vicinanza, sia in una vista dal basso che dall'alto. Insomma, nella scalinata di Trinità dei Monti sono condensate qualità di varia natura. Anzitutto una visione spaziale tipica del tardo barocco, che interpreta lo spazio aperto della città come un grande scenario teatrale. E poi l'attenzione ai dettagli, con accorgimenti pratici e visivi. Tutto ciò spiega in buona parte come uno spazio pubblico può essere oggetto di tanta attrazione. Con questa opera De Sanctis si rivela un valido interprete di quel Settecento che ha fatto proprio e sviluppato l'insegnamento di Bernini e Borromini. Un insegnamento che il figlio del Bernini, Domenico, nella biografia del padre condensa così: un buon occhio per giudicare i contrapposti, perché le cose non appariscono soltanto come sono, ma anche in rapporto a ciò che è loro vicino, rapporto che cambia la loro apparenza. E aggiunge Domenico una nota sui principi a cui il padre si atteneva. Per mezzo di indefesso lavoro e con l'uscir talvolta dalle regole senza però mai violarle, servendosi del poco e del cattivo per fare cose belle. Monito quanto mai attuale per un tempo che ha molto di poco e cattivo e non sa come tradurlo in cose belle. Dopo più di 100 anni dalla costruzione, nel 1845, sarà Charles Dickens, turista a Roma, con tutta la sua carovana, come la chiamava, di moglie, cognata e 4 figli e servitori, a fare una scoperta che riguarda la scalinata. In visita a Trinità dei Monti vede molte persone accomodate sulle scale a godersi il bel tempo. È turbato perché ha l'impressione di aver già visto quelle persone e quei modi di sedersi o stendersi al sole. Alla fine scopre che quella gente non sta solo a godersi il sole, ma sta in posa ad offrire la propria figura per i pittori in cerca di modelle e modelli. Persone in attesa di lavoro, che Dickens aveva già viste nelle gallerie d'arte. Un vecchio con lunga barba e capelli bianchi in atteggiamento da profeta, Dickens lo riconosce raffigurato su metà del catalogo dell'Accademia Reale. Riconosce poi gruppi già composti che impersonano assai a buon mercato, osserva, la Sacra Famiglia o la Felicità Domestica. Insomma, sulla scalinata c'era una sorta di presepio vivente. Trinità dei Monti è stato un luogo aulico insieme popolare, dove, racconta un osservatore dell'Ottocento, si balla col favore del chiaro di luna a Trinità dei Monti, uomini e donne col cappello di paglia. Luogo di struscio per tanti anni con le signore in sgargianti vestiti che si proteggono dal sole, con graziosi ombrellini, come illustrato dal pittore Campigli nel 1954, che abitava a pochi passi dalla scalinata. E negli anni più recenti le sfilate di moda, che mettono a dura prova le caviglie delle modelle costrette a scendere dalle scale con vertiginosi tacchi a spillo. Insomma, un prestigioso salotto nobile e popolare insieme, dalla cui sommità si vede l'inconfondibile panorama di Roma.